Adesso invece vi voglio presentare, dopo Paolo, che abbiamo scoperto essere più giovane dell'81, siamo tutti... vi voglio presentare una persona che ho conosciuto anche questa sera, ma che era da tempo che seguivo sul web. Noi lo consideriamo già il nostro presidente. Ha un nome un po' strano, ha detto mia cognata, perché come fa uno a chiamarsi Cono? Però è perché con orgoglio noi abbiamo Cono Cantermi, che non è il solito presidente con la pancia grasso, che magari abbiamo visto pure in manette su qualche giornale, che magari insomma già conosciuto da 40 anni, come ha detto Paolo. È un presidente giovane, giovane come noi, come lo vogliamo noi nella nostra regione, perché deve portarci fuori da questa situazione. E quindi per questo vi lascio a Cono Cantermi, il nostro presidente. Venite qua, qual è il problema? Non è che presentazione, ragazzi. Che emozione essere qui a Crotone, quanto è bello venire qui a Crotone. Vengo sempre con tanto piacere, con tanto, con tanto affetto, perché è l'affetto che voi sempre mi avete riservato. Questi ragazzi qui a Crotone sono eccezionali, sono magnifici. Sono ragazzi che sono sempre sul territorio. A volte sono veramente entusiasmanti, perché ci danno veramente l'anima, ci mettono veramente l'anima, ed è quello che dovremmo fare tutti. Amici miei, io vengo da due mesi da pazzi, non pensavo che la vita di una persona si potesse svoltare in questo modo. Queste scarpe hanno visto più di 15.000 km, ho deciso che ovviamente il 23 domenica le caccerò via, con buona pace di Antonio, che forse finalmente sarà contento che me le sono cacciate. Però in realtà sono diventate il mio feticcio, il mio compagno di tanti chilometri, ho visto tanta Calabria. Sapete che la Calabria è bellissima? E sapete un'altra cosa? Sono bellissimi i calabresi. Io quante persone meravigliose ho incontrato, quante persone eccezionali ho incontrato. A noi abbiamo un grande problema, amici miei, noi calabresi. Questo problema si chiama vittimismo, però. Noi calabresi stiamo qui a piangerci addosso, stiamo sempre a dire non possiamo fare niente, in Calabria non c'è niente da fare. Una cosa la potremmo fare i corsi di formazione in vittimismo, magari esportarlo all'estero, magari potremmo farci dei soldi, perché come ci piangiamo addosso noi non si piange addosso nessuno. Perché si dice tutti quanti che in Calabria non c'è nulla e non si può fare nulla, ma è dove non c'è nulla che si può fare qualcosa, anzi c'è tutto da fare. Io vi racconto cosa ho fatto questa mattina. Non siate timidi. Fate pure, avvicino la bocca. Ok. Io vi racconto cosa ho fatto questa mattina. Questa mattina, come avevo promesso, mi sono lanciato col parapendio. E vi giuro che è stata una delle più grandi emozioni della mia vita. Io ho visto quanto è bella la Calabria, ragazzi. Ho visto questa montagna meravigliosa. Peccato non possiamo proiettare le immagini, perché all'improvviso il paracadute ti tira su, tu sei nel cielo e vedi tutto sotto di te. Vedi montagne, vedi alberi, vedi fiumi, vedi valli, vedi abusivismo, vedi il mare. Abbiamo sorvolato l'isola di Dino a Praia Mare, abbiamo sorvolato un'isola, siamo atterrati sulla spiaggia. È stata una cosa stupenda. Mi hanno detto: hai avuto paura? No, io non ho avuto nessuna paura, ero troppo emozionato, ero troppo innamorato. Amici miei, dobbiamo innamorarci della Calabria, dobbiamo farlo adesso, perché è così bella che mi si stringe il cuore quando vedo come la trattiamo. Amici miei, Crotone è una città così bella, voi siete innamorati di Crotone? E allora vi faccio una domanda: come la sognate questa città? Come la sognate questa città? Pulita? Come la sognate la città di Crotone? Perché noi dobbiamo... Viva che è morta, bravo! Perché il nostro grande problema, amici, è che non sappiamo più sognare, non ce la sappiamo più immaginare una città, non sappiamo più immaginare come dobbiamo crescere questi bambini. Guardate quanto è bello quel bambino. Dobbiamo... Come... Anna Femminuccia, scusami, i capelli corti mi hanno ingannato. Mi togli il microfono, hai ragione, me lo merito. Questa bambina ha bisogno di una cosa fondamentale da noi, che ci dobbiamo immaginare come dobbiamo creare la nostra terra, il nostro futuro. E come possiamo fare? C'è un modo molto semplice, in realtà. La prima cosa è imparare a guardarci dentro. Noi dobbiamo capire qual è la nostra vocazione. I nostri ragazzi non lo sanno fare più. Siamo tutti quanti il giorno davanti alla televisione. Perché? Perché ce lo fanno fare. La nostra vita deve essere piatta come lo schermo di un televisore. Ma quando tu sei davanti a un televisore, quando tu sei davanti a un computer, c'è solo una cosa che puoi fare.
essere consumatore, c'è la pubblicità, tu compri. Oggi noi abbiamo diritti fino a che abbiamo una carta di credito e dobbiamo stare lì tranquilli davanti alla TV, col culo davanti alla sedia, la poltrona, scusate, col culo sulla poltrona a vedere la TV che ha fatto Juventus, Maria De Filippi, il Grande Fratello. Sono queste le cose che ci devono interessare, però non ci dobbiamo interessare della cosa principale. Questa qui, ragazzi, è casa vostra. Questa è la casa dei crotonesi, il palazzo della regione Calabria è la casa dei calabresi, ma fino a che noi resteremo seduti a guardarci la Juventus, seduti a guardare Maria De Filippi, non cambierà assolutamente niente. Ed è questo il punto più importante del nostro programma. Non è una cosa rivoluzionaria, non è una cosa difficile, non è una cosa teorica. Basta alzare il culo dalla sedia e venire a casa vostra, e lo possiamo fare da adesso, subito, il 24 di novembre. Quello che dovete fare è questo. 23. No, qui che sbagli, qui Antonio che sbagli, perché noi non dobbiamo prendere il voto, noi non cerchiamo uno scarabocchio su una scheda, non dobbiamo stare 3 secondi, ci vogliono, fai uno screen e te ne vai e lasci stare a qualcun altro. La delega è finita, la delega è finita, non mi votate se pensate che io vi debba risolvere i problemi. Io non risolverò i vostri problemi se voi non siete insieme a me. La delega è finita, io non ho la tutina di Superman, non ho la bacchetta magica, non risolvo nessun problema se non siete insieme a me a risolvere questo problema, perché io non ho le competenze da solo, ma le competenze ce le abbiamo tutti quanti insieme. Quando noi ci mettiamo insieme, lavoriamo insieme, studiamo insieme, noi creiamo qualcosa di potentissimo che dà fastidio, si chiama partecipazione. Bravo Presidente! Allora, come ti chiami? Samuel, quanti anni hai? 21. Come cazzo ti invidio? Samuel, tu sei il mio futuro, Samuel. Io sto investendo su di te, Samuel, capisci? Ora io voglio questo, che tu, la ragazza che sta vicino a te, il ragazzo che sta dietro, l'altra ragazza, alziate il culo dalla poltrona e veniate assieme a me, Samuel. Tu vieni con me, Samuel. Bravo, grazie Samuel, questa è la voglia che voglio vedere, l'energia. Grazie, no, grammi il tuo però, cavolo, non sono così vecchio, nonostante l'abbiano detto. E allora, guardiamoci dentro. Ma guardiamoci attorno, io stamattina mi sono guardato attorno e ho visto delle cose così meravigliose che ancora mi viene da piangere. E noi non le sappiamo guardare, sapete, vi ricordate, i normanni quando costruivano i fortini facevano in modo che tra l'uno e l'altro si riuscissero a vedere. Noi non riusciamo più a guardarci, non riusciamo più a vederci, anche se magari abitiamo a 10 metri, non sappiamo chi siamo. Siamo diventati delle isole, ognuno con l'altro, non abbiamo più solidarietà, non abbiamo una società solidale, non ci sappiamo più immaginare come società, ognuno per sé. Lo diceva il sociologo Bauman, nella società liquida quello che prima era solidarietà oggi è individuo, quello che prima era Stato oggi è individuo. E allora diciamo che cos'è lo Stato ha trasferito sull'individuo. Il diritto alla sanità, ad esempio, ce l'hanno fatto individuale, in modo tale che io mi debba curare da solo, in modo tale che io mi debba curare a spese mie, in modo tale che io mi debba curare nelle cliniche private e non nel pubblico. Ma ditemi una cosa, voi pagate con le vostre tasse la sanità? Mi pare che la paghiate la tassa, E quindi non è un diritto che avete già acquisito? E allora perché ce lo stanno togliendo? Io giro la Calabria e dappertutto chiudono l'ospedale, addirittura fanno finta che questi ospedali siano in rosso per chiuderli, perché c'è il piano di rientro, questo famoso piano di rientro. Solo che poi la nostra amica Dalila Nesci fa un'interrogazione e scopre che c'era un tizio che è stato nominato illegittimamente, e guarda caso questo tizio l'ha minacciata, l'ha querelato, io ti querelo, il giorno dopo gli sequestrano 900.000 euro. Allora i soldi per gli amici tuoi ci sono, Quando invece un anziano, quando invece un bambino deve andare in ospedale, quando invece una signora deve andare a partorire e mi tiri fuori che gli ospedali devono chiudere, i soldi ci sono. La Corte dei Conti ha detto, sulla base delle nostre interrogazioni, delle interrogazioni di ragazzi come Paolo, ha detto che ci sono 16 milioni di euro di debiti fuori bilancio di nomine illegittime. I soldi ci sono. Qual è il problema però? Che noi li abbiamo lasciati soli lì. Li abbiamo lasciati soli e i soldi se li sono messi in tasca. È facile, tu sei solo in una stanza, là dentro, chiuso, ti affacci magari per vedere il popolo che disprezzi, che passeggia così in una domenica, in una serata come questa, e dici vabbè, nessuno mi vede, nessuno mi bussa, sai che faccio? 100 euro me li metto in tasca
e magari 100 euro il giorno dopo dice vabbè me ne servono 500, me ne servono 1000, me ne servono 10.000, me ne servono 100.000, ma chi se non si fermano più?